ancora buongiorno da Paola Quattro alle 11:07 di questo martedì 10 giugno, un'apertura di quelle meravigliose con Gianni Bella, Più ci penso, che voglio salutare personalmente prima di cominciare a parlare di questo progetto davvero molto molto bello che vede protagonisti i Beans, Rosario Bella qui con me, Loredana Scalia, buongiorno, buongiorno, benvenuti qui in studio. Buongiorno, Radio Italia Studio 90. Ecco, tra l'altro so che voi, a parte siete amatissimi qui su Studio 90 Italia, molte persone, c'è molti amici. C'è questo è tanto. No, è bello, e poi le vostre canzoni sono molto molto belle, quindi comunque tuttora, fino ad oggi, fino a ieri, ancora richiedono le vostre canzoni. Infatti i nostri ascoltatori saranno molto molto contenti di avervi ospiti qui, sia voi, sia Rosario Bella, Loredana Scalia, con la quale noi abbiamo anche lavorato in passato, quindi insomma anche il presente. Ci continuiamo a lavorare, anche insomma, da una vita sempre insieme, ci ritroviamo. Parliamo dei Beans, parliamo di questo progetto con Rosario Bella, dedicato a Gianni Bella, le canzoni più belle scritte e composte da lui. Come nasce? Come nasce questo progetto? Cioè nasce questo progetto nasce da una cena. Però. Da una cena, come tante cose importanti nascono. Tutte le cose più importanti, diciamo, che nascono a tavola. A tavola con... Vai. Ecco, si passano la parola. Chiara. Una delle tante rimpatriate che fa Gianni da Parma, che arriva qua a Catania, eravamo tutti a cena, e alla Chiara, suo figlio, gli viene questa idea, dice zio, ma perché, dice, non fate le canzoni del papà, che è un patrimonio di canzoni inestimabili che Gianni ha scritto? E tu sai che è una bella idea, ci possiamo studiare. Come c'era anche Enzo, dice, le facciamo noi come gruppo, come Beans, perché comunque loro anche hanno una storia con Gianni, sono stati che adesso prodotti. Racconteremo, sì. Per chi non lo sapesse, anche se lo sanno tutti, però adesso racconteremo. Beh, sì, sono stati prodotti da Gianni, perciò c'è questa simbiosi in carico. Niente, stiamo partendo per non far morire un po' il repertorio della famiglia Bella, cioè soprattutto di Gianni, un autore che ha scritto per i più grandi artisti, insomma, italiani, da Celentano, Morandi, a Marcella, per lui stesso. E ci siamo imbarcati assieme a Loredana Scalia, perché l'ho coinvolta come attrice, a fare questo spettacolo un po' teatrale, soprattutto perché gli arrangiamenti saranno molto molto soft, Carmelo, uno che canta anche lui soft, con molto silenzio, molto devo silenzio. Dire, senza fare tanto, tanto molta eleganza, con molta eleganza. Tanto acustico. Tanto acustico. Tanto acustico. E anche un racconto, quindi ci sarà una voce narrante, come prima. Che legherà le varie canzoni, sempre che ha cantato Marcella, che ha cantato Celentano, Morandi. I periodi, diciamo. I periodi, raccontando degli aneddoti, perché come sono nati questi progetti. Anche, voglio dire, un anche spettacolo teatrale, che uno spettatore si siede e segue un po', è un po' la vita di Gianni, e loro sono felici che i Beans hanno voluto fare questo omaggio, come tutti i successi dei Beans, un grande piacere, con grande orgoglio, anche perché poi in Beans, come diceva prima Rosario Bella, tutti i successi dei Beans sono di Gianni. Esatto, ma com'è nato l'incontro dei Beans con Gianni Bella? Quello sono stato io. Ah, perché io ero piccolo, con Gianni, da bambini eravamo sempre insieme, lui sì. Quando provava, già noi eravamo i Beans famosi, però già nei club, nei cose, io lo seguivo. Beh, io addirittura perché... con Gianni noi ci conosciamo da ragazzini, perché io abitavo in via Cavaliere, lui abitava in via Vincenzo De Simone, un 100 metri più avanti, quindi ancora quando Gianni non andava a Parma e quindi non scriveva, però era a livello, diciamo, locale. E quindi da quel tempo addirittura io ci cantai con i contemporanei, forse Rosario non me lo ricordo, c'era Pietro Giudicicovici, Mario Cardello, quindi quando si iniziava, ma da lì si vedeva che Gianni aveva una marcia in più, e da lì ovviamente poi lui ha consolidato il suo lavoro, ci ha visto bene, ecco, diciamo che assolutamente sì, avevamo a Marcella, veniva a fare, vero, le serate con noi abbiamo fatto i provini a Marcella. Ah, i primi provini di Marcella. Una brutta esperienza di questa, perché io, ecco, mi ricordo che ero bambino e che Marcella andò con loro a cantare al Bella Vista. No. Che loro erano già grandi. Abbiamo successi. Fatto, perché allora nei locali non si faceva una serata e via, si faceva tutta una stagione. Noi il venerdì e il sabato eravamo piantati, che poi era uno dei locali più in auge all'epoca. All'epoca sì, cioè. E io ero piccino, mi hanno scaricato in macchina a dormire, mi hanno fatto il cuscino con maglione. Non portavo, ma io era piccolo, quando avevo 10 anni, 4 anni.
quando c'era la bella musica dal vivo, comunque ancora nei locali, quando si sentiva proprio l'atmosfera giusta, che forse oggi è un pochino calata. Noi invece facciamo una cosa, tra poco continueremo a parlare di questo progetto molto molto bello che vede protagonista, come dicevo prima, i Beans, che vede protagonista Rosario Bella, che poi lui è un grande, anche Rosario Bella, voglio dire, e vede protagonista anche Loredana Scalì, Rosario poi è cresciuto, attrice, mica esatto, è un crescendo sotto la scuola di Gianni, ovviamente, anche un compositore, ha preso il meglio, incredibile davvero. Quindi torniamo tra pochissimo, continuiamo a svelare queste chicche, queste cose che riguardano questo progetto. Andiamo un po' anche a vedere in retroscena tutto questo su Studio 90 Italia. Tra poco, se volete fare qualche domanda, volete inviare qualche messaggio, potete farlo sulla nostra linea WhatsApp 366 36 48 668 oppure 380 19 33 500. Tra poco torniamo. Io sono sicura che stanno cantando tutti in macchina questa canzone, perché in macchina, chi è in mezzo al traffico, chi è nei bar, ecco, avrete messo sicuramente la radio a palle e starete cantando in coro questa canzone bellissima, Come pioveva. Adesso i Beans e Rosario Bella ci racconteranno un po' qualche aneddoto che riguarda proprio Come pioveva, no? Ormai si è capito che il fiore all'occhiello dei Beans, diciamo che è la canzone pilota di cui, quando andiamo a fare gli spettacoli, tutte le persone attendono, a parte tutti gli altri successi. Come pioveva nasce da un'idea dei Beans, che era il repertorio. È ben precisa l'idea. Era il repertorio, se voi vi ricordate, non so se tu eri forse molto giovane, all'epoca andavano di moda i revival. Quindi Gianni aveva già capito cosa andava al momento, perché il mercato italiano non andava molto bene. Scusa, cappello. Sì. Cioè, come nacque Come pioveva? Sì, no, stavo spiegando appunto questo qui. No, ma loro sono così, sì. Io vado ancora più a ritroso. Più a ritroso. Partiamo da ancora prima. Ok. Guarda, mettere una virgola. Questo è il concepimento proprio. All'epoca si suonava anche al Club della Stampa e non era da tutti entrare al Club della Stampa. Perciò si doveva avere un programma musicale ben preciso, se no lì non si entrava. Ok. E noi all'epoca vagliavamo lì di Zeppelin, tutta musica rock. Noi noi dobbiamo entrare lì. Abbiamo cambiato il repertorio. Abbiamo inserito Come pioveva, tutto quel programma lì. Però l'abbiamo fatto a modo nostro. Cioè, Come pioveva, nostro arrangiamento, insomma, nacque per questa situazione che piacque molto a Gianni, perché invitato una sera al Medea, locale di Grido a quel tempo, e Gianni aveva capito cosa voleva il mercato, gli ha dato una piccola speranza, dice: mi inviterò a Milano e vi farò fare un provino. Il resto è storia. Quindi, infatti, in sintesi, questa è la storia di la chicca più bella è che se i ragazzi, insomma, che non avevano mai avuto un approccio con la discografia, quindi a livello internazionale, perché CGD in Italia, nel mondo, è la CBS, la famosissima CBS, il signor Sugar non fece un contratto quinquennale come primo disco, fece una lettera contratto, perché stava soldando bene, no? E beh, chiaro. Fortuna per lui, gli andò benissimo, perché si sono venduti qualcosa come 600.000 copie. Che non è poco, assolutamente. Non so se mi spiego, perché il disco d'oro si prendeva 1 milione di copie. Quindi, sei ragazzi, la prima esperienza discografica, primo disco, 600.000 copie, scatta immediatamente il contratto. 650. Grazie. Vuole puntualizzare. 650 per essere bene. Grazie lui anche da dietro a Gianni. E da lì Gianni inizia la sua produzione per i Beans. Sappiamo qua, Car, Sol, Sto piangendo e quant'altro. Adesso tra poco ascolteremo qualche altro successo dei Beans, però prima mi raccontavate anche del fatto che avete provinato Marcella Bella, quindi suonava con voi, cantava con voi. Come è nata questa storia invece di con Marcella Bella? Beh, Marcella, ovviamente, come tutte le cantanti dell'epoca, usiamo questo aggettivo che è un po' retro, e inizia come cantante da palco, no? Quindi, però anche lei aveva una marcia in più rispetto a tutte le altre cantanti da palco,
questo modo così molto americano, questa sua voce così brillante, straordinaria, questa grinta. Anche già, il 13, colore. A 13 anni, già. Il colore, la tinta. Noi la buttavamo con una bambina. Prodigio. Faceva la differenza. E quindi quando c'è qualcuno che fa la differenza, se vogliamo andare ai nostri tempi, tipo X Factor, Amici e qualcos'altro, c'è qualcuno che mette l'interesse. E così è successo per Marcella. Qualcuno che lascia il segno, perché buongiorno. Lei lascia il segno. Mike, buongiorno, grande talent scout, grande polpone. E questa qui, un soggetto che abbiamo fa la differenza. Che abbiamo fatto delle serate con la cantante, come si chiama? Che ora è quella che... La Caselli? Chi? La Caselli. Caterina Caselli. Una volta noi facevamo le serate insieme e c'era anche Marcella una sera. Dove il tastierista Ivo Callegari, Ivo Callegari. Il produttore poi di Caterina Caselli, il famoso Casco d'Oro. È partita questa cosa ovviamente. Con Marcello. Ah, tutto nacque praticamente da quell'esibizione. Una volta c'erano queste serate così, con i gruppi famosi, con... Per te è una cosa molto lontana, una storia molto non puoi ricordare. Però sono delle storie sicuramente molto affascinanti. Cinesi. Al giorno d'oggi, in effetti, non si sentono più queste storie, ma perché qui c'è veramente la gavetta. C'è veramente. Non si possono più sentire perché fanno parte del passato. Quindi sono state sostituite da X Factor. Non nasce più, non nascono più queste cose. Tutte queste. Ora c'è. Ovviamente che poi benvengano queste, ovviamente. Penso che c'era anche all'epoca c'era un fattore importante, oggi forse non c'è più, che era la casualità. Assolutamente. Cioè, dovevi trovarti al posto giusto, al momento giusto, e tante cose sono partite per casualità. Cioè, potevi ritrovare è stata pensata e ti ascoltava. Sì, mi piace. Era molto, molto più semplice proprio. Perché noi musicalmente. Partiamo sempre al meridione. C'è problema che ancora lo si tocca con mano. Cioè tu, se vuoi fare questo lavoro, devi andare, non devi restare. Se tu vuoi fare questo, se tu vuoi fare questo mestiere, devi andare. Quindi proporti. E se hai i numeri, ovviamente, perché se non li hai, stai a casa. Anche se ti proponi, se hai i numeri, se non hai i numeri. Se non hai i numeri, stai a casa. E che vai a fare? Perché oggi c'è molta professionalità, oggi c'è la gente che se deve rendere, a parte che quelli che poi vincono X Factor, Amici, non hanno molta durata perché deve avere dietro una bella produzione, giusto? E pensa un po' a quel tempo lì, loro hanno avuto il coraggio, Gianni ha avuto il coraggio, Marcella ha avuto il coraggio facendo molti sacrifici, non è che è andata così, però si sono imposti perché avevano i numeri. Esatto. E come si dice a Catania, patena stupaglio, giusto? Guarda, l'hanno fatto in barba a tutti. Io ricordo le cose che mi racconta Gianni, anche se non è mamma, che lui all'inizio aveva una Milano, aveva un 850 Bertone, quel sportile Bordeaux. Che a lei neanche ricorda. Non so, ho capito, però. Era una macchina sportiva, era la punta di diamante all'epoca, no? Lui era orgoglioso di questa macchina comprata usata, ovviamente. Era proprio che a Milano, siccome lui aveva già tutte le casse discografiche per portare le canzoni e farci sentire, si portava dietro mia mamma. Dice, mia mamma, tu stai in macchina, cioè, che se vedi difficile. Che... oppure... e mia mamma, poverina, che stava tutto il giorno in macchina. Aspettava lei con tutta la macchina, possibilmente. Noi tra poco torneremo, abbiamo parlato di Marcella Bella, andiamo a ripescare questo brano, era il 1979... No? O sì? Non me lo ricordo, Andiamo. Dovrebbe essere il 1979... 73. 83. 83. 83, 83. Scusa, Felix. 1983, nell'aria Marcella Bella. Stavo cantando, visto, cantiamo tutti. I Beans con Cara, le 11:32 minuti di questo martedì 10 giugno. Sarò Bella, Loredana Scalia, in questa mattinata veramente stupenda, ci stanno raccontando un po' di chicche, di aneddoti che riguardano... Un po' di esatto, stiamo facendo un po' di gossip oggi, un po' di... Parliamo appunto di Cara, allora, ecco, visto che Cara è un altro fiore all'occhiello. Altro gioiello, ecco, esatto. Altro gioiello scritto da Gianni Bella, che ha avuto un... stiamo trascurando Antonio e lo salutiamo intanto. Antonio, ecco, è l'autore di quasi tutti i testi delle canzoni dei 45 giri di successo dei Beans. Quindi grande applauso ad Antonio, perché non lo dico adesso per fare una sviolinata, ma è un grande autore, ha scritto anche per Marcella,
attenzione. Quindi grande Antonio. Quindi stavo parlando di Cara, Cara che ha avuto un enorme successo anche, anche soprattutto discografico. Andiamo nell'ordine dei 300.000, perché i, i primi quattro dischi, da, da Come pioveva, Sto piangendo, Cara e Soli, la media era 250-300.000, cioè i vinti andavano alla grande. Insomma, era tutto un divenire. Ma ricordate la prima volta, la prima volta che vi è stata proposta comunque questa canzone, Cara? Ecco, qual è stata l'impressione? No, la proposta a noi non ci proponeva, perché era Gianni, diceva, ragazzi, qui c'è un brano, proviamolo. Già andava lui a colpo sicuro, perché essendo della stessa scuola, cresciuti insieme musicalmente, non aveva grandi problemi. Lui scriveva e noi cantavamo. Non è come vediamo se chi la può cantare questa, se la canta quello, oppure o piuttosto era questa, un altro. Era quella. Era per i Beans, c'era questa sinergia tra di noi. Era, cioè, noi se ci si capiva con un colpo d'occhio, insomma, c'era dentro c'era di molto noi, feeling comunque. Dentro di noi con c'era Gianni. La melodia proprio all'unisono. C'era questo, questo impatto sanguigno, musicalmente parlando. Quindi si capiva subito. E se noi, c'è empatia, si riesce a lavorare assolutamente bene. Sì, ecco, assolutamente quella è la, sì. Secondo me. Può sembrare strana, ma è una cosa proprio. Ci veniva facile. Ci veniva facile a capire cosa voleva dire Gianni. Cosa vi colpisce, cosa vi ha colpito e cosa tenete nel cuore voi, Beans, di Gianni Bella? Ecco, qual è quella cosa? Innanzitutto la sua grande umanità, perché Gianni, ovviamente non tutti lo conoscono, è una persona molto generosa, di grande sensibilità. Una persona che emoziona quando scrive, ecco, mi corre pensare quello che diceva Loredana quando Giulio Revetti in attimo gol ha detto: Gianni, suona perché mi stai trasmettendo una grande emozione, così mi incoraggia a scrivere parole bellissime, perché solo Mogol può scrivere. Quindi trasmette questa grande emozione in silenzio, perché quando bisogna ascoltare Gianni bisogna essere silenziosi, perché è da lì che parte la costruzione di una canzone. Ad esempio, per me, che poi dovevo cantarla, no? ne coglievo il meglio di quelle musiche che poi venivano arrangiate, e vedi cosa ne uscivo fuori. L'emozione per voi cos'è? Quando è che provate veramente forti emozioni? Guarda, per chi come me canta, io purtroppo posso parlare di Gianni, perché le canzoni che io canto, a parte negli ultimi dischi, ma le canzoni che ho cantato e che canto di Gianni, mi trasmette questa grande emozione, perché sono le musiche, le armonie che non tutti possono scrivere. C'è una bella melodia nei che brani non tutti possono scrivere di Gianni, c'è soprattutto c'è una bella come melodia e sono fantastici. Guarda, io sono sicuro che le canzoni di Gianni, a parte Marcella e lui ovviamente, e qualcun altro che è dall'altra parte del mondo, che si chiama Gino Vannelli, Gianni non è che può far cantare le canzoni a chi che sia, fa cantare le canzoni laddove lui può porre la sua fiducia. Cioè, questa la può cantare questa o questo, non li propone a nessuno, e sono poche le persone, stanno 5-6. Parlavate prima di emozione. Però ho nominato persone, sì, di grande spessore. Avete parlato prima di emozione, quindi di Gianni che emoziona a volte anche in silenzio, e infatti nacque proprio una canzone, L'emozione non ha voce, ecco. Cioè, non so se mi spiego. Proprio per Adriano Celentano, come nasce questa collaborazione? Chiaramente loro già si conoscevano, c'era questa amicizia. Come nasce con Giulio o con Celentano? Con Mogollo? Con Celentano l'emozione non ha voce. Nasce che lì praticamente il produttore di quel disco lì era Mogollo, e gli portò delle canzoni da ascoltare di un altro autore. E quando Celentano le sentì, dice: non c'è niente che a me mi interessa niente. Allora Mogol, prima di chiudere la situazione, che stava sfuggendo dalle mani, ha detto: aspetta, dice, dammi qualche giorno, che ti porto altre canzoni, dice, che scrivo con un altro artista. E Adriano gli disse: ma chi è? Dice: non te lo dico, dice, tu ascolti le canzoni e poi se il progetto andrà avanti, poi te lo dirò. E la prima canzone che fu Gelosia. La prima canzone che già Giulio gli portò da sentire, senza testo ovviamente, cantata da Gianni, e lui, Adriano, dice: ma è veramente bella questa canzone, dice, mi piace, dice, ma chi è? Lui gli disse che era Gianni, e la seconda canzone che gli portò fu Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce. Che nasce. Perché c'è una chicca riguardo questa canzone. La canzone, perché il titolo originale che avevano pensato era Io non so parlare d'amore.
Poi Adriano dice: non voglio chiamare io l'album con il nome di una canzone, e cambiò l'emozione di una voce il titolo dell'album. E poi c'è un'altra chicca su questo: quando gli portò la canzone c'era Claudio Amori e Giulio, che erano impazziti per questa canzone, meraviglioso. E Adriano al primo ascolto disse: ma non lo so se la faccio questa canzone. Claudio dice: come non la fai? Dice: ma sei un pazzo. Gianni subito dice: vabbè Adriano, se non la fai, dice, non ti preoccupare. Dice, dice Marcella, io la smercio subito. Dice: la faccio io. Dice: non ti preoccupare. Claudio, come ha sentito sto, come la smercio? Aspetta un attimo. Dice: ma qua decido io. Che Adriano, decido io, qua voi non sono io il cantante. Già, va bene. Claudio si prese su con un turino e se ne andò 15 giorni in albergo, non tornò più a casa. Lui dopo 15 giorni dice: va bene, la faccio la canzone, basta che torni a casa. Però e nacque così il grandissimo successo di questo brano meraviglioso, proprio meraviglioso. L'emozione non ha voce per voi su Studio 90 Italia, Solo Musica Italiana. Torniamo tra pochissimo. Siamo ancora in diretta alle 11.49 minuti, quasi vengo a sapere sempre nuove chicche, nuove cose che adesso i Beats sveleranno a tutto il mondo. Ecco, anche perché siamo su internet, anche su www.studio90italia.it, oltre che a guardarci attraverso la webcam, potete ascoltarci in tutto il mondo e anche attraverso il digitale terrestre canale 813. Detto questo, pronti per parlare ancora di Stella. Abbiamo ascoltato Stella, ora questa, sì, questo Stella, brano molto è carico. È una cover di un famosissimo gruppo americano, i Tavares, titolo Heaven Must Be Missing Angel. Perché i Binz scelgono questo perché, brano? Perché i Binz, oltre ad essere un complesso strumentale, è un complesso vocale, lavoriamo molto con i cori, quindi andiamo a spulciare, andiamo a cercare quelle canzoni che un attimino ci riconoscono o ci riconosciamo in loro, ovviamente con molta modestia, provando, perché non tutti, lo dico sempre con molta modestia, non tutti possono fare delle cover, e quindi uso il termine tra virgolette copiare, perché poi noi non deturpiamo le opere degli altri, li facciamo così come sono. Quindi Heaven Must Be Missing Angel, così come abbiamo fatto anche altre cose, Too Young, Troppo Giovane, un altro bellissimo pezzo degli anni 50, in quanto noi usiamo le voci e cerchiamo di sfruttare, se lo dico sempre tra virgolette, questa corsia di canzone per riportarle di nuovo in auge. Su questo brano che noi abbiamo fatto appunto nel 98, nel 99 vi è venuta la brillante idea, agli amici colleghi neri per caso, convinti che nessuno avesse fatto questo brano, di farlo loro, col titolo Sarà o Sara, non mi ricordo, qualcosa del genere. Purtroppo Sara, la discografia, la loro discografia, è venuta a coscienza che c'era, sono venuta a conoscenza che c'era già un prodotto fuori, noi eravamo una piccola etichetta, e quell'etichetta loro, sta cosa non l'ha digerita molto bene perché ostacolava la loro promozione. Sono stati costretti a ritirarlo perché già i Beans l'avevano già messa fuori. La produzione, chiaramente. Così, come ti dico un'altra chicca, noi abbiamo fatto una bellissima versione dei Procularum, Esalted Dog, in italiano Un Marinaio, scritta da Mogol. La registrò Zucchero. Zucchero venne a conoscenza. Il bello della diretta. Sì, infatti. Venne a conoscenza di questa cosa dei Beans e la ritirò. Non la mise più nel suo album. Perché era già fuori, chiaramente. Zucchero. Sì, perché già era fuori. Tante chicche che riguardano. Sono grandi soddisfazioni per i Beans. Sì, il bello della diretta. A questo punto, Folletto, secondo me, devi rispondere in diretta. Ho detto mettiamo il silenzio, lui non ha colto. Sento Virginia al telefono che continua a dire papà. Salutiamo anche Virginia. Ciao, like Virgin. Tutti i componenti di questo progetto molto bello che riguarda Gianni Bella. Ancora una volta lo ricordiamo, questo connubio, ecco, fra i Beans, fra Rosario Bella, Loredana Scalia, Mariangela Bellia e ancora Salvo Finocchiaro, figlio di Gino Finocchiaro, grande fisarmonicista che salutiamo, e ancora Pippo Grillo, Maurizio Cristaldi, nipote, ecco ci siamo, e poi Tony Ranno, quindi questo progetto che riguarda chiaramente Gianni Bella. La famiglia Bella. Esatto, la famiglia Bella, perché ci saranno dei brani
scritti e composti da Gianni, ma anche canzoni che ha scritto per Marcella, canzoni sì. per Morandi. Come compositore, sì, per Morandi. C'è un altro brano di Morandi, La mia nemica amatissima, composto sì. proprio da Gianni, da Bella, da me, sì. esatto, da Rosario Bella e da Gianni Bella. Ascoltiamo di sottofondo prima di concludere. Tra l'altro voi sera sarete insieme da Salvo La Rosa. Sì, da Salvo ci ha dato questo spazio per presentare questo progetto. Stasera siamo molto felici, onorati. Salutiamo Salvo. Sempre molto carino con me. E niente, ci vediamo stasera, così potete anche ammirare Loredana che reciterà. No, non reciterò, farò le voci narranti, tra l'altro, di questo progetto sono scritte da Antonio Bella, che salutiamo ancora una volta. Quindi Antonino. Sicuramente io desidero riproporre poi questo appuntamento sempre con voi, perché so che ci saranno anche delle date, ci saranno dei concerti più avanti. Vi faremo sapere, vi terremo aggiornati, cari amici, perché so che molti di voi già si stanno chiedendo: ma dove saranno? Quando saranno? Vuoi andare? E quindi vi faremo sapere. Comunicheremo senz'altro. Sì. C'è una pagina ufficiale, chiaramente il canale dei Beans, sì. o attraverso Sarovella, attraverso Loredana Scalia, insomma, i modi per trovare queste cose ci sono, e come. Non mancheranno. Io ringrazio tantissimo i Beans, Rosario Bella, Sarobella, Loredana Scalia, ciao, chiaramente Paola, tutti i componenti che non sono qui presenti, ma li saluto e li abbraccio con tutto il cuore. Noi invece ci fermiamo un attimo, grazie per essere stati con noi, vi grazie salutiamo con un brano meraviglioso. Diciamo due parole su questo brano, insomma. Quell'ultima poesia. Sì, scusa, sì. Saro. Cioè, proprio questo, proprio un'altra perla meravigliosa. Sì, il primo duetto che ha fatto Gianni e Marcella. Io ho collaborato nella musica assieme a Gianni, il testo di Mogol. Ed è il primo duetto della famiglia, insomma, che viene fuori l'ultima poesia. Una famiglia proprio bella. Che è quello che facciamo questa sera. Sì. E che poi sì, è il brano che facciamo questa sera da Salvo. Ah, quindi questo sarà anche. Abbiamo svelato anche questa cosa. Sì. Stasera ci sarà. Dal vivo, chiaramente, questo brano, L'ultima poesia, che noi riascoltiamo in versione originale, da Gianni Bella, che io abbraccio con tutto il cuore, e Marcella Bella, che saluto. Grazie per essere stato qui. Ciao Gianni, se ti ascolti. Ciao. L'ultima poesia. Ciao, a dopo. Ciao.